Ore 5 e 57, giorno 2. Ho sperimentato cosa vuol dire dormire in un sacco a pelo, non troppo attrezzato per questo freschetto che è uscito in questi giorni. Percorro il corridoio di Shining per poi sbucare sulla reception. Il mio giorno 2 di viaggio inizia di nuovo lavorando. Aggiornamento delle 10 e 12. Matte è in viaggio da Piacenza all'hotel. Di corrieri nemmeno l'ombra. Ma ve l'ho detto cosa stiamo aspettando? La tenda. Aggiornamento delle 11:45. Matte è passato da pizzighettone, mi ha mandato un messaggio, ma ora sarà già ben oltre. Corrieri, nemmeno l'ombra. È arrivato! Vieni avanti, pellegrino! Ciao! Bella sta maglia! Piace. Benvenuto al One Motel! Grazie. Vorrei la camera 107, ce l'hai? Questa è l'ora che decreta la fine ufficiale del turno e l'inizio ufficiale delle vacanze. Yatta! Partiamo senza aver visto l'ombra di un corriere. Andiamo in campeggio senza tenda. Partenza ufficiale. Yes. Non c'è l'ora, ma sono già le 15. Sì, sono le 15. 15:03. Sfuma ufficialmente la possibilità di beccare il corriere. Via, Decathlon, arriviamo. Entriamo ufficialmente a Faverzano, dove le fave ti finiscono. Dell'ano. Che Che suspense. sfigati che siamo, Sarà la amici. tenda o non sarà la tenda? È arrivata la tenda. Andiamo a prenderla. Conta chilometri viaggio, 4:38. Andiamo a prenderla, dai. Andiamo a prendere, via. Buongiorno. Avevamo fatto tutto bene. Eravamo partiti con la voglia di comprarne una nuova. E invece il corriere ha consegnato in hotel la tenda giusta. E quindi adesso, pedalando, pedalando, si torna indietro a prenderla. Bravi, bravi. Bravi corrieri. Secondo arrivo trionfale al One Motel. Oh già. Si va. Forse ufficialmente si parte. Piederbio, spallerbio, braccerbio, gamberbio, testerbio, cazzerbio. Sfida le leggi della gravità. Ci si presenta la possibilità di andare in autostrada, ma purtroppo invece saremo a favore del Mella. Andiamo a Pavone del Mella. Ciao Dade! Sì, anche perché adesso io ci sono pagato. Aeroporto di Montichiari. Gruppo viaggia, non compatto per mio difetto di velocità. Salve! Arriviamo finalmente al tanto acclamato Decathlon per sfotterlo, perché non ci serve più. Pregevole tratto di strada dietro la Fassa Bortolo, davanti un furgone che ci fa mangiare la polvere. No, perché questa settimana c'è il Gran Premio Europeo di cicloturismo a Mantova. Allora giro.
pregevole. Ciao. Bello di Romano. Squillino le trombe. Ce l'abbiamo fatta, siamo sul Garda, spremuti come due olive d'olio. Mamma mia, che duro che sarà il pavimento. Possiamo mano, prendiamo a mano i picchetti. Questo è il nostro posto, almeno siamo scaldati dai motori delle macchine. I motori delle macchine ci scalderanno. Aia, mi fa già male. Ho malissimo al fegato, che si è spostato miracolosamente a sinistra. Il montaggio della tenda fatto al 99% da Matte è andato benissimo. Ma vediamo. E adesso c'è l'operazione di gonfiaggio del materassino. Il materasso ci sta, abbiamo un'ottima notizia. Abbiamo i colombi con un nido proprio qua sopra e ci cagheranno in testa domani mattina. Che silenziosi campeggi, dicevano. Vai in mezzo alla natura. Allora, siamo arrivati a una serie di conclusioni. Io sono un illuso se voglio andare in campeggio da solo in bicicletta. Questa è la prima. La seconda è che bisogna sempre ricontrollare due volte prima di pensare di aver messo le mutande in borsa, perché si potrebbe anche rischiare di non averle. La terza è che... Qual è la terza? La terza? Che siamo capaci a montare la tenda, principalmente Matte. Io l'ho guardato. Sì, per osmosi ho imparato. Per osmosi ho imparato, sì. E poi... stiamo andando a cercare un posto dove mangiare. Mamma mia, ma lanciatissimo. Mamma mia. Buon appetito. Buttiamoci. E la prima sera facciamo subito il test della tenda, se si bagna o no. Perché là all'orizzonte, con la GoPro sicuramente non si vede, però all'orizzonte ci sono dei bellissimi lampi che stanno lampando. Molto, molto. Che montagna di roba che c'è. Vabbè. E niente, metto a caricare la GoPro, quindi non può filmare questo momento magico. Non vuoi fare un time lapse tutta la notte? Buonanotte. Allora metto la sveglia, 5 meno un quarto. Ma tanto ti svegli, il temporale tra un'ora. Lo so. Allora mettiamo la sveglia. Ciao!